Take me somewhere where I find home. Ciao a tutte ragazze, oggi vi parlo ancora di Yankee Candles, ma stavolta di quelle che non mi piacciono assolutamente. Purtroppo non ho una via di mezzo nelle Yankee Candles, o mi fanno impazzire o mi fanno schifo. Quindi vi faccio vedere quelle che purtroppo non mi sono piaciute. Sono poche, devo dire, sono 5, quindi è andata bene. Tra l'altro, due di queste mi sono state mandate come omaggio, quindi sinceramente non le avrei mai acquistate, ma sapete che loro, quando comunque fate un acquisto, mandano sempre qualche omaggio per far sentire qualche fragranza nuova, magari qualcosa che noi non acquisteremo o che magari non abbiamo voglia di acquistare in quel momento. Loro mandano qualche omaggio così magari sentiamo qualche odore nuovo o abbiamo la possibilità di provare anche altre fragranze. E tra tutti gli omaggi che comunque nel percorso del tempo mi sono stati mandati, ho trovato alcune fragranze buonissime che magari io non avrei mai pensato di acquistare, e altre purtroppo che non mi sono piaciute. Quindi vi faccio vedere subito come vi faccio vedere subito le 5 Yankee che assolutamente non vi consiglio, perché personalmente non mi sono piaciute, hanno delle profumazioni troppo forti o per niente coerenti con quello che uno si aspetta, secondo il mio modestissimo parere. Poi magari, ecco, ad alcune di voi possono piacere, quindi ben per voi, insomma, io vi dico il mio modesto parere. Quindi parto subito e vi faccio vedere la prima Yankee che mi è stata mandata, della collezione India Summer, mi sembra, India Summer, sì, e vi faccio vedere le foto, non ve le mostro per niente perché tanto la mia videocamera non mi permette di mostrarvele bene. Quindi si chiama Wild Fig, credo, non lo so, insomma, quella che sa di fico, l'avete presente, no? Ecco, questa assolutamente non mi piace e la motivazione è molto semplice. Non mi piace la profumazione del fico, cioè sa di fico perfettamente, è coerente con la foto e tutto quanto, sa di fico. Però io, ecco, non metterei mai una candela che sa di fico dentro casa mia, perché comunque non mi piace la profumazione, non la trovo adatta. Quindi sinceramente no, non mi è piaciuta, anche perché poi comunque non ha nulla di particolare. Sa proprio di fico, sa di fico, e quindi non mi piace, anche se comunque a me il fico è un frutto che piace, però l'odore, insomma, ecco, è un po' forte come profumazione per una casa, non la trovo adatta assolutamente. Però devo dire, se vi piace il fico e vi piace avere in casa una profumazione di fico, è assolutamente adatta, quindi consigliatissima per chi ama la profumazione di fico, e non consigliata per chi come me assolutamente non la tollera, perché non mi sembra, ecco, una profumazione adatta ad una casa. La seconda che vi faccio vedere è sempre stato un omaggio, una Tarte stavolta, quella di prima era una votiva, e si chiama Under the Palms, questa. Questa, oddio, non mi piace assolutamente, anche se non ve la so descrivere molto bene. Sa di... trovo che sappia di erba. Però a me piace anche la profumazione, sapete quando tagliate l'erba del giardino appena tagliata, mi piace. Questa invece è... non ve la so descrivere, però non mi piace. Sa di erba, ma non è quel buon profumo di erba. Sembra un po' artificiale, un profumo un po' troppo forte. Non so se la motivazione sia il fatto che comunque la tartina, come tutti sappiamo, è più concentrata perché va divisa in più parti, logicamente, quindi non è come può essere una votiva che va accesa direttamente. Quindi forse magari è molto molto intensa perché si tratta di una tartina, però non mi piace proprio anche la profumazione stessa, quindi non ve la consiglio assolutamente, ecco. Mi dispiace non consigliarvi le Yankee Candles, ma certe veramente non le tollero. Un'altra Yankee Candles che assolutamente non mi piace
Forse, sinceramente non so per quale motivo, ha una profumazione abbastanza intensa, forse veramente tanto intensa. E è un'altra tarte, quindi sinceramente non riesco a capire se il problema sia il fattore tarte, quindi il fatto di avere una maggior concentrazione di profumo, o se il problema si tratti proprio del profumo stesso. Quindi non lo so, però calcolando che altre tarte di cui ho la tartina, cioè scusate, altre fragranze di cui ho la tartina e la candela non sono poi così diverse tra tartina e candela, ovvero la tarte comunque è sì più diciamo forte, è più intensa perché va divisa e tutto quanto, e la candela è più tenue, però non trovo che la tartina sia così tanto più intensa in realtà. E se comunque lo è poco di più e anche piacevole, diciamo. Invece questa tartina qua assolutamente non mi piace, si chiama Ginger Dusk, sempre della collezione Indian Summer. E non mi piace, ragazze, sa di sinceramente non ve lo so dire bene, come sempre, io i profumi non ve li so descrivere. Trovo che sappia un po' di... ha una nota acidula che mi dà veramente fastidio, quindi sinceramente non so come... non mi piace, insomma, non mi piace, non ve la consiglio. No, è troppo forte e poi accesa è veramente, veramente troppo, troppo forte. Questa l'ho comprata. Credevo sinceramente che sarebbe stata molto più buona e invece purtroppo è stata una delusione per me. Passiamo alla prossima tarta che vi faccio vedere e si chiama Waikiki Melon. Sì. Questa dovrebbe sapere di melone, però secondo me non sa di melone, sa di melone marcio, cioè non mi piace per niente. Anche questa purtroppo, devo dire, purtroppo l'ho acquistata pensando che sapesse di melone, no? Sapete il profumo del melone che è molto estivo e tutto quanto. E invece no, non mi piace. Non mi piace, sa di melone, ma un melone un po' strano, un melone un po' molto strano, non ve lo so descrivere bene. Quante volte ho detto che non mi so descrivere le cose, perdonatemi. Purtroppo le profumazioni sono molto soggettive, quindi è difficile tramite una telecamera sapervi dire effettivamente di cosa sa. Quindi, niente, sa di... Un melone un po' strano, non è quel buon profumo di melone che ci si aspetta, secondo me. È un melone, diciamo, un po'... sì, un po' marcio. Un po' marcio. L'ultima tartina che vi faccio vedere si chiama Citrus Tango. Credo si dica così, non lo so. E davanti, insomma, c'è la foto del pompelmo e dell'arancio, quindi uno si aspetta una profumazione agrumata, comunque una profumazione molto frizzante, no? Sapete? Invece, secondo me, boh, non sa di nulla di agrumato. Non so se avete presente quelle pastiglie effervescenti all'arancio, che hanno quel sapore misto a arancio, talco, insomma, veramente una medicina. Sì, sembra una medicina, veramente, non ve la consiglio assolutamente. Questa forse tra tutte, devo dire, che è proprio quella che non riesco nemmeno ad annusare, veramente. Ogni volta mi ricorda un medicinale che prendevo anni fa all'arancio e veramente non si può, non si può. Mi dispiace, però devo dire, io adoro le Yankee Candle, tranne queste che purtroppo ho dovuto sperimentare negativamente. Le adoro comunque, quelle che vi ho fatto vedere nell'altro video, le straamo, non sono le uniche e magari col tempo vi farò anche un altro video di altre Yankee Candle, magari nel tempo le proverò
che mi piacciono e che vi consiglierò. Queste purtroppo non ve le consiglio, assolutamente non ve le consiglio. Poi siete libere di fare come volete, se le volete acquistare, volete testarle e tutto quanto, potete sicuramente farlo. Io dico soltanto il mio modesto parere. Quindi vi saluto, questo è stato un video un po' breve perché fortunatamente breve, perché non ci sono molte fragranze che non mi piacciono. Quindi vi saluto e vi mando un grosso bacione al prossimo video. Ciao ragazze, ciao!